3, 2, 1. Squadra di illuminazione! Il signor Marietto, che dà un commento proprio da avere assolutamente, punto esclamativo, virgola, penso che sia di Amazon. Se non comprate questo gioco potete tranquillamente lanciare la vostra console dalla finestra. Finalmente sono riuscito a ordinare GTA 5. Qua dice... Ah, 3 giorni, dai. 3 giorni e arriva. Allora, il signor regali di Natale, oh, oh, oh! Merry Christmas, ci dice: ottima idea regalo, oh, oh, oh! Merry Christmas. Non posso dare un parere sul gioco in quanto l'ho regalato a mio nipote. Lui mi ha detto che è una figata, però posso giudicare i tempi di spedizione fantastici, oh, oh, oh! Merry Christmas. Merry Christmas. Quack. Ci scrive un tagliatore spettacolare, io direi anche incredibile. Però, gioco davvero spettacolare, gameplay fantastico e grafica eccezionale! Veramente, dei grandi sono i lavoratori della Rockstar. Lavoratore. Sono i lavoratori della Rockstar. Singolare. Hanno creato un gioco davvero formidabile, incredibile! Questo è un gioco che non deve mancare in nessuna casa d'Italia e del mondo. Compratevelo, compratevelo, compratevelo. Beh, questo commento viene scritto da Simone, che commenta con perfetto, virgola. Tutto perfetto, spedizione, oggetto, tutto. Punto. Questo momento è stato offerto da One. Ragazzi, non scambiatevi per FabiJ perché ho le cuffie. Non scambiatevelo per FabiJ. Ciao, unicorno. Io sono un unicorno. Sono... Tutto a posto. Ottimo. Ok, va bene. Ci siamo? Perché? Ascolta, no. Prendi lo zafferano. Giriamo a destra incanalando il GPS. Lode alla Rockstar! Lacunoso ai corrieri. Se esistesse un voto superiore a 10 lode, GTA 5 lo supererebbe anche. Ho giudicato con le 5 stelle per tutto, ma il corriere che affida la consegna al proprietario di un bar del paese, sconosciuto, è una cosa che non esiste, è fuori dal mondo. Il signor Davide Ferrecchio ci dice spettacolare e tra le tante cose della sua dettagliata recensione ci consiglia di non leggere o disattivare i sottotitoli. Se non ci piacciono le esclusività gratuite, cioè in pratica la trama dobbiamo mandarla a farsi fottere se non ci piacciono i vaffanculo. Occhio! Occhio! Gioco decisamente sgradevole e personaggi che ciondolano per lo schermo senza combinare nulla di buono e in più sparacchiano senza troppi motivi. È vitale come la peste! Ci scrive Tilboss con un commento pessimo. Comprato come regalo perché non esiste la versione per PC. Gioco stupendo, ma tagliare fuori il PC non è stata una bella mossa. No, ragazzi, punto. Voto gioco 8 su 10. Voto generico 3 su 10. Hai capito? Hai capito? Hai capito? No, non ho capito. Voto gioco 8 su 10. Voto generico 3 su 10. Significa che gioco ha preso 8. 10. La copertina, il libretto di istruzioni 3. Ah, che schifo. Quindi 8 più 3 fa 11. Diviso 2, 5 e mezzo. Diviso 10.
1,1. Quando volete, ciao. Va bene. Pronto? Beh, ciao. No, ciao. Ma stiamo riprendendo, eh. Ciao a tutti, signori, del Conan Gamers Channel. Che grande ventriloquo, questo è Dix. Fatelo, tu sei un grande ventriloquo. Benvenuti. Non sto muovendo le labbra. Benvenuti in questo. Benvenuti in questo nuovo episodio di Come si dire. Io sono Timo Tindo. Ma sono Dix. Squadra di Dixon! Ma facciamo squadra Dix! È più bello! È più bello Dix! Ho detto Dix. Posso andare, quindi? Sì. Dai, ride. Ah, mamma. Mi fa ridere.